Non ho usato alcuna violenza. È questa, in estrema sintesi, la risposta dell'assessore ai servizi sociali di Como, Angela Corengia, filmata mentre toglie una coperta a un clochard sdraiato sotto i portici di San Francesco. Il fango che a livello personale sta arrivando davvero non è giustificato, basandosi su informazioni non corrette e diffuse ad arte per attacchi a questa amministrazione, scrive l'assessore. 3 volte alla settimana assistiamo a briche alle operazioni di pulizia a San Francesco. Il compito dell'assessore Negretti e mio è quello di fare in modo che coloro che trascorrono la notte sotto il porticato liberino temporaneamente l'area per consentire pulizia e sanificazione anche nel loro interesse. Per questo personalmente sveglio con un buongiorno ragazzi e un per favore puoi alzarti gli ospiti e capita che l'invito debba essere più volte reiterato. Succede anche che si concordi con i ragazzi quello che deve essere buttato. Quindi il commento a quell'immagine che ha fatto il Giro d'Italia. Il video, scrive ancora Corengia, mostra che ho sollevato una coperta e l'ho depositata nel prato, quindi non buttata. Quello che non si sente, ed è un peccato perché la voce è di chi riprende, è che gli ho detto che avrei messo io la coperta sul prato, senza alcuna violenza, ma con il mio consueto modo di fare. Sono certa di non aver bisogno di convincere nessuno.